La prima cosa da fare cosa, è tamponare, tieni forte premuto, intanto il collega dovrebbe mettere il laccio. Il mondo dell'emergenza protagonista nel cuore del centro storico aretino è stata infatti Piazza Grande ad ospitare la prima edizione della Piazza della Salute. Abbiamo voluto dare un'impronta di quello che sono le manovre essenziali per far sopravvivere le persone in momenti importanti come un arresto cardiaco, un'ostruzione delle vie aeree, o una ferita che può procurare un sanguinamento copioso. Si fa 15 compressioni e 2 insufflazioni o bocca naso. Formazione, capillarità e defibrillatori restano le parole d'ordine. In tutta la provincia di Arezzo sono oltre 1000 gli strumenti installati, mentre i cittadini formati sono in continuo aumento. Arezzo è ad esempio sicuramente, adesso è stata da poco diventata norma, no? Dotare le cittadine del defibrillatore. Arezzo è almeno da 11 anni che è cardioprotetta e oggi festeggiamo proprio questo. Al lavoro in Piazza Grande centinaia di operatori sanitari e volontari di tutta la provincia che hanno illustrato i diversi scenari del soccorso d'emergenza. Abbiamo diviso la piazza in stazioni dove gli studenti che tutta la mattina hanno girato per piazza hanno fatto step by step ogni tipo di manovra che serve a salvare una vita umana. Quando arriviamo noi, se troviamo già il paziente, fra virgolette, sistemato, trattato in maniera adeguata, sicuramente il nostro lavoro e il nostro compito diventa molto più facile, soprattutto per il paziente.